Se Paolo VI e Romero non han bisogno davvero di presentazioni, non altrettanto forse può dirsi degli altri 5 canonizzandi domani, 2 sacerdoti, 2 religiose e un laico, Italia 3, poi Germania e Spagna le provenienze, 3 li beatificò proprio Papa Montini, 2 Giovanni Paolo II. C'è la tedesca Caterina Kasper, vissuta nell'Ottocento. Le sue povere ancelle di Gesù Cristo ne diffusero il carisma fino all'India, al Brasile, al Messico, con varie opere di carità. L'altra religiosa è Nazaria Ignazia Marce Mesa, madrilena di origine, venerata però soprattutto in Bolivia, dove a inizio Novecento si spese specie per la promozione sociale delle donne. Appuntamento oggi in sala stampa vaticana coi postulatori o figli spirituali dei nuovi santi. Le suore adoratrici del Santissimo Sacramento sono l'istituto cui diede vita a fine Ottocento Don Francesco Spinelli, bergamasco trapiantato suo malgrado a Cremona per intrighi curiali orditi da chi lui ricordò poi così nel testamento. Cari di speciale amore, e parla del perdono come qualcosa di dolce. A me il perdonare fu sempre cosa dolce. Vincenzo Romano, nato a metà Settecento, si distinse per lo zelo apostolico con cui fu parroco a Torre del Greco, la sua città, tra umili contadini e pescatori. La sua fama è legata anche all'eruzione del Vesuvio che nel 1794 devastò la zona. È stato l'uomo dell'uscita, della chiesa in uscita, come dice Papa Francesco, l'uomo anche della ricostruzione della città materiale e spirituale. Mentre in Vaticano è in corso il sinodo sui giovani, spicca infine il nome di Nunzio Sulprizio, abruzzese di origine, morto a Napoli a soli 19 anni di vita, segnata da orfanezza e sofferenze. A un giovane d'oggi può dire che la gioventù è l'età di costruire i sogni, di lavorare per realizzarli, di rimboccarsi le maniche per non mollare, per non abbandonare i grandi ideali.